Questo grande progetto, che è iniziato come un sogno ma continua a essere un sogno, ci vede coinvolti con tutte le nostre energie, sia materiali che spirituali. Sono Tullio Picciolini, sono nato a Trastevere nel 1971, vado in mare da una vita. Tenterò col mio amico Gianmarco Sardi di battere un record impossibile, la traversata in catamarano sportivo non abitabile senza assistenza dall'Africa all'America. Cercheremo di battere il record di traversata atlantica da Dakar a Guadalupe, il record che attualmente detiene Vittorio Maringhi e il figlio. Partiamo più o meno a gennaio, aspettando una meteorologia favorevole, cerchiamo di fare meglio di 11 giorni all'ora. Buone regole che un velista deve seguire per tutelare il mare: sicuramente usare prodotti biodegradabili. Nel caso in cui trovi rifiuti sulla spiaggia o sul mare, potrebbe dare una mano alla collettività, diciamo. Quello che ho notato è che nelle nostre aree pelagiche c'è una forte presenza di plastica. La plastica naviga in superficie, non è biodegradabile, ha una vita quasi eterna confrontata alla nostra, quindi ci stiamo facendo un enorme rispetto e un enorme danno. Il rapporto di un velista nel mare è quello che sia un po' con la mamma, no? Quando nasce già vede la mamma la prima volta, quando vede il mare la prima volta. Io e Tullio penso personalmente siamo innamorati del mare, per questo che facciamo questa impresa, che il mare, diciamo, è parte fondamentale della nostra vita tutti i giorni.